Nella vita possiamo incontrare momenti di difficoltà o provare un vuoto interiore, una mancanza di senso nella quotidianità. A volte la via d'uscita da queste situazioni sembra lontana e irraggiungibile, altre invece si trova un appiglio. Nessun fuoco inizia senza una scintilla e ognuno di noi può trovare la propria anche inaspettatamente e senza alcun preavviso. Una strada può essere quella del lievo, gli esercizi spirituali nella vita ordinaria, un'esperienza che si è consolidata anche nel bellunese. Vorrei presentarvi l'esperienza degli esercizi spirituali vissuti nella vita quotidiana, nella vita ordinaria. Con gli esercizi spirituali potremmo pensarli in questo modo, come un tempo di sosta in cui riappropriarsi della propria vita, del proprio tempo, che nella quotidianità ci è spesso rubato dalle moltitudini di impegni, dalle pressioni che ci vengono fatte sul lavoro, nella vita familiare, e tante volte non ci lasciano nemmeno il tempo per tirare il fiato e soprattutto per assaporare, gustare la vita che viviamo. Con gli esercizi spirituali sono prima di tutto questo tempo di sosta che decidiamo di ritagliarci nella nostra giornata, con tempo di sosta per entrare, potremmo dire così, più profondamente nel senso, nel cuore della vita, che è come dire entrare in noi stessi, nel nostro cuore, ma per ritrovare dentro di noi la sorgente, perché Dio vive dentro di noi. Tante volte non lo percepiamo perché è come sepolto un po' da tutte le preoccupazioni, le agitazioni, le sofferenze che nella vita dobbiamo portare. Ma cogliere questa presenza nell'intimo diventa davvero sorgente di vita, sorgente di rinascita. E con gli esercizi spirituali, così come vengono proposti, sono un itinerario che risale ancora a secoli fa, risale all'esperienza personale vissuta da un grande uomo, anche un grande santo che in fondo ha molto influito nella vita della Chiesa. Si tratta di Sant'Ignazio di Loyola. E lui per primo ha sentito il bisogno di trovare una via verso Dio e l'ha trovata soprattutto, ecco, nel silenzio, nella preghiera. In particolare, in questo tempo ha potuto riconoscere come i pensieri e i sentimenti che vivevano nel loro cuore erano delle indicazioni preziose per poter comprendere effettivamente nella vita ciò che aiuta, ciò che costruisce, da invece ciò che spegne, ciò che distrugge. Ecco, concretamente in che cosa consiste questa esperienza? È un gruppo di persone che si ritrovano ogni 2 settimane, da una parte per accogliere alcuni testi della scrittura su cui poi meditare quotidianamente durante le 2 settimane, e ritrovandoci insieme si condivide poi il vissuto della propria preghiera, della propria esperienza spirituale, che non vuol dire qualcosa, diremo così, che ci porta fuori dalla vita, fuori dal mondo, ma che invece ci aiuta a viverla con più profondità, con più intensità, con più senso, così con più gusto. È un'esperienza chiaramente che richiede impegno, perché ritagliarsi un tempo quotidiano di preghiera diventa qualcosa che bisogna volere. Però io ho visto nei 10 anni di esperienza in cui accompagno questi itinerari, itinerario che dura 2 anni con la sosta estiva, ho visto persone che, pur avendo famiglia con figli, pur avendo lavoro, riuscivano tuttavia a ritagliarsi questo tempo, perché quando c'è un desiderio profondo e c'è una motivazione autentica, quel tempo alla fine si trova. Magari si lasciano cose che sono meno significative, meno importanti. Ecco, questa esperienza degli esercizi spirituali verrà presentata in 2 occasioni, una volta nella cittadina di Feltre e una volta a Belluno. A Feltre sarà martedì 7 settembre, la sera alle 20:30, presso la parrocchia del Duomo, e l'incontro sarà nella chiesetta dell'Annunciata. Mentre qui a Belluno verrà presentata presso la parrocchia di Cavarzano venerdì 10 settembre, sempre alle 20:30 la sera. Tutti sono invitati, anche solo per
vedere, ascoltare, conoscere, e poi uno può, in rapporto a questo, valutare se l'esperienza è ciò che desidera, ciò che cerca oppure no. È un'esperienza personale perché il cuore è la propria preghiera. L'esercizio è proprio la propria preghiera personale. Però il cammino insieme permette di condividere la ricchezza di ciascuno e il gruppo diventa un fattore importante proprio di accompagnamento, oltre che di sostegno in questo. E si sperimenta davvero una libertà nella comunicazione e una ricchezza di vita condivisa che in realtà poche volte si riesce a fare nella nostra quotidianità. Per quanto mi riguarda, ho iniziato l'esperienza nel 2013, quando una mia conoscente mi ha proposto gli EVO, sollecitata dal fatto che io avevo già fatto esperienze di ritiri spirituali, però di tipo residenziale, quindi che mi portavano fuori casa per 3 giorni, 4 giorni. Essendo diventata mamma da poco, questo non lo potevo più fare. E questa mia amica mi ha detto: guarda, c'è la possibilità di fare un'esperienza di esercizio spirituale, però domestica. E quindi questo mi ha molto incuriosito. Sono andata a sentire appunto le presentazioni e ho visto che mi era congeniale, anche perché ero in un periodo in cui ero talmente assorbita dalla mia vita di mamma, di moglie e lavorativa, che avevo perso, che il tempo si era talmente compresso che cominciavo a sentirmi affaticata, a vedere le cose in maniera bidimensionale, e sapendo quanta energia, perché l'avevo già vissuta, mi avrebbero dato gli esercizi, ho colto l'occasione. Diciamo che alla presentazione ho già sentito quelli che erano i presupposti e quanto allettante era la proposta. Per cui con curiosità ho iniziato, anche perché non veniva detto tutto, quindi in un certo senso dovevo affidarmi a quello che era il percorso. È un percorso, dico sempre, che ti rivolta come un calzino, perché è un incontro che fai sì nel tuo quotidiano, sulla parola con il Signore, ma è anche un entrare in te stesso, quindi è un lavoro anche che fai su te stesso. È incredibile come nel giro già di pochi incontri, quella che per me era diventata un po' una realtà, mi dispiace dirlo, appiattita, ha iniziato a diventare tridimensionale, e quanto il gruppo sia diventato importante, perché arrivavo agli incontri con risposte ma anche con tante domande, e era incredibile vedere come attraverso le condivisioni dei miei compagni di cammino mi arrivassero le risposte, per cui questo per me era uno stupore continuo. Quello che sono tanti gli aspetti importanti di questo percorso, tant'è che per quanto mi riguarda è iniziato nel 2013 e prosegue. Ho finito gli EVO di 2 anni e poi ho fatto il tirocinio. Quindi ho fatto 4 anni di tirocinio, 1 anno di discernimento, e inizierò l'esperienza di guida vera e propria. Quello che per me è fondamentale di questo percorso è che ti aiuta. Sant'Ignazio è stato talmente avanti che ha dato proprio degli strumenti per vivere il quotidiano. Quindi ti aiuta a leggere quelli che sono i segni dei suggerimenti che ti dà Dio nella vita di tutti i giorni. Uno di questi strumenti è il discernimento. Prima ascoltavo tutti i rumori di questo luogo, che è un luogo bellissimo ma è comunque pieno di rumori. E quindi nella vita di tutti i giorni noi siamo talmente avvolti dal rumore che spesso abbiamo difficoltà a sentire veramente la voce, quella che dà il là, quella che diventa lo slancio vitale. Ecco, Sant'Ignazio ha proprio dato degli strumenti per riuscire a discernere, per riuscire a decodificare tutto questo.
E quindi la sosta, quella che è il sostare quotidiano, da sostare diventa sostare nella vita quotidiana. Un sostare che diventa dare un senso, a me viene da dire anche a quello che è un quotidiano che in apparenza nel 2013, quando ho iniziato, mi sembrava scontato. E invece scontato non era, ero io che non sapevo cogliere quello che realmente era il significato vero. E questo è, diciamo, il frutto maggiore. Oltre a questo, impari a discernere quelli che sono i tuoi ragionamenti, quello che è ciò che immagini, da ciò che è il tuo desiderio profondo, la tua emozione profonda e i tuoi movimenti profondi, che sono poi quelli che realmente danno senso e danno vita a quello che fai. E diciamo, questo a me mancava. Avevo cominciato prima del 2013 a vivere talmente in corsa che vedevo ciò che c'era in superficie, non riuscivo ad andare in profondità. E quindi per me gli Evo sono stati un po' un bastone messo nell'acqua in cui ho rimestato quello che c'era nel fondale, diciamo, in apparenza è emerso del torbido, ma poi nel momento in cui tutto si è calmato di nuovo ho trovato dei tesori grandi, tesori che mi appartengono, che fanno parte del mio io, della mia vita e che anche gli altri rendono vivi, rendono vitali. Noi abbiamo continuato gli Evo proprio nel periodo in cui c'era il lockdown, quindi non avevamo più possibilità di incontrarci, lo abbiamo fatto online. E abbiamo notato proprio in gruppo, ma come anche in staff, eccetera, quanto gli strumenti che ci ha dato Sant'Ignazio, quindi parliamo del 1500, ci siano serviti nel 2020 e nel 2021, cioè per quello che era un quotidiano straordinario, perché ovviamente è stato un periodo difficile. Diciamo non lo ha reso roseo, però ci ha aiutato a dare un senso, un riuscire a collocarci comunque, un riuscire a starci. Ecco, penso che la parola esatta sia starci, accogliere quello che accadeva, anche con speranza, incominciare a vedere oltre e a rendersi conto che la vita non si risolve in qualcosa che tocchi e in qualcosa che annusi, ma è proprio qualcosa di molto più profondo, qualcosa che impari a gustare e a sentire proprio nel profondo e ad avere quindi una consapevolezza diversa di quello che accade. Quindi sì, sono strumenti che ti porti via per sempre e che poi puoi continuare ad usare da solo a casa tua oppure andando, li ritrovi negli esercizi di tipo residenziale, gli esercizi chiusi, ignaziani, insomma. Però è un'esperienza da fare.